il sortileggio della speranza. Perché è il libro che maggiormente mi accompagna in questa fase della mia vita. Io credo che ogni libro abbia un proprio senso nel viaggio dello scrittore. E il senso è dato dalla ricerca del proprio orizzonte, del proprio tempo, all'interno della misura dello spazio. Io sono rimasto legato a pochi libri, libri che continuano a vivere dentro di me, perché sono convinto che ogni libro ha la sua incompiutezza. Il sortileggio è la speranza di tutti i giorni vissuti e cercati di raccontare attraverso un immaginario che è fatto di percezione. La letteratura non è realismo, la letteratura non è leggerezza, la letteratura è proprio quell'insostenibile leggerezza dell'essere che diventa lentezza. Tutto il resto è banale. Chi parla di leggerezza nasce nel banale. Chi parla di relativismo non comprende il senso di Dio, non lo ha mai compreso. Il sortileggio della speranza è superamento di ogni limite in cui si è voluto sovrapporre sia il concetto di relativo anche dal punto di vista cattolico e il concetto di leggerezza come una farfalla. Il mio mondo è altro. Ecco perché il sortileggio racconta la favola, il mito, racconta il mistero, racconta il viaggio che compie il cappellaio magico, che compie la magia, che compie il senso della forza, che è la volontà in fondo. Quella volontà che diventa potenza interiore, spiritualità, diventa metafisica, diventa mai paradosso, ma coerenza, ma mai contraddizione. La coerenza è la bellezza che ci rende umili. E la bellezza è un'estetica che continua. La poesia poi si lega sempre alla filosofia. Platone aveva torto, non aveva capito granché. Non aveva capito granché. I poeti non sono menzogneri, non sono fincitori. I poeti sono i veri piantanti della filosofia. E qui Eschilo gioca una partita importante. Eschilo, non Platone. E la poesia nasce dal senso della tragedia, come la filosofia non nasce dal senso della morale, ma nasce dal senso della tragicità dell'uomo. Senza la tragicità dell'uomo che è infinito, che è eterno, che è indissolubile, è difficile poter parlare di filosofia stessa. La ragione pura, la ragione pratica, etichette,
forse anche etichette scolastiche. La scuola è bugiarda, la scuola è inesperta della cultura, la scuola non fa cultura, la scuola ci serve delle antologie per raccontare la non verità del pensiero di un autore, perché ogni autore, ogni parola ha la sua cifra esoterica, non è ciò che si vede, non è ciò che si legge, è ciò che si percepisce nel di dentro, nel profondo. Il Dante che si racconta è un Dante bugiardo, anzi si rende un Dante bugiardo, perché Dante è lo specchio velato di Maria Zambrano, non è fatto di letture scolastiche. Così la percezione di questa misteriosa visione del sortileggio della speranza ha dentro di sé il viaggio mistico, mai teologico. La teologia è una menzogna, il male assoluto. La teologia è il male assoluto. Il mistero ci salverà. Non esiste la bellezza in termini teologici. Esiste la bellezza in termini mistici. Il mistero, il grande mistero che ci guiderà sempre. E la bellezza appunto è il cappellaio magico. La bellezza è il viaggio di Ernest Hemingway. La bellezza è la favola dei canti armeni. La bellezza non è una statua. È la grecità la bellezza, ma non statuaria. Ho scritto questo libro pensando a tutto ciò. Ed è il libro del distacco di una cultura che ha cercato di imporre una visione di Occidente che non corrisponde alla verità. La verità, la certezza, il dubbio, lo specchio. I Templari sono stati i veri conoscitori di Cristo. Uccisi dalla Chiesa, trucidati dalla Chiesa, massacrati dalla teologia, inquisiti da quello che Costantino aveva teorizzato e realizzato. Quanti mali! Concilio di Nicea, quanti mali. Oggi bisogna essere liberi nel pensiero, non essere legati alle tradizioni, alla tradizione, ma essere dentro la memoria e considerare la memoria come una metafisica dell'anima, come la vera confessione che diventa tragicità del sottosuolo, che diventa capacità di catturare il mestiere di vivere attraverso il senso dell'assurdo. Tutto questo mi ha accompagnato scrivendo questo mio libro. Il sortileggio della speranza.
avrei potuto anche intitolarlo La pazienza dell'assurdo. Ma la pazienza dell'assurdo, ovvero convivere con l'assurdo per capire la pazienza, è dentro il sortileggio della speranza.